Salve a tutti ragazzi, dunque, private, no trespassing. Quindi siamo ancora su RDR2, come vedete, o Red Dead Redemption 2. Là c'è la casa dei Grey e dobbiamo raggiungerla per continuare la nostra missione. Allora, dunque, dove sarà l'ingresso della villa? Non credo che possiamo correre in mezzo ai campi. Scusate, io passo, eh. Ok, possiamo entrare per di qua. Abbiamo una taglia addosso, ma ragazzi, questa mi sembrava la strada giusta. Quindi sparavano a qualcuno dei Braithwaite, non è che in quegli anni lì. Vediamo se ci fanno passare, eh. Sono armati. Sheriff's orders. He wanted me to have a word with some folk on the property. I'm recently deputized, you see. Deputized? And I suppose Lee was drunk when he did it? Look, you can come in, but you ain't talking to me. Obliged. Allora. Possiamo entrare, dunque. Chiediamo in giro a Caligari per saperne di più sui Grey. Vediamo, qui c'è il maggiordomo, se non lo sa lui. Vi ricordo che siamo ancora nella parte di gioco dove non possiamo usare armi. Hey, I was hoping you'd talk a moment. I'm a student of the history of the region. I ain't the one to speak to. Try Master Bo. Think he's down there by the wood store. Boy's got all the time in the world. Quindi Bo Grey, che è un ragazzo, probabilmente è figlio della famiglia, l'erede. Vicino alla legnaia, ecco, dovrebbe essere questa BG, vedete, Bo Grey. Vi ricordo che questa, ragazzi, è la nostra missione principale, quindi siamo tornati nel gameplay ufficiale dopo l'episodio speciale 22.5. No, no, non si entra di qua. Vediamo se c'è un'entrata dall'altra parte. Ah, ecco la che legge libri, guardate. I'll see you at the sheriff's office. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is hoping. I guess. We don't get a lot of traveling men here, and suddenly there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I'm just looking for work. Looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. Thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Bo Grey, son of Tavish Grey, nephew of Lee Grey, the sheriff, grandson of old Murdo Grey. We Greys have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity. I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow. If tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds. Seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Greys, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Ok, dunque, abbiamo un regalo e una lettera di Bo per la nostra Penelope Braithwaite. Ragazzi, incominciate a vedere una specie di Romeo e Giulietta come me in questa trama. Ecco qui Peo che ci viene incontro. Bravo Peo. Peo è il nostro cavallo, ragazzi, l'abbiamo chiamato così.
scusate, non voglio mettere sotto nessuno, passo in mezzo alle siepi. Arrivederci, eh. E dunque, cavalchiamo alla volta della magione Braithwaite, ragazzi. E qua, stavo sbagliando strada. Vi ricordo che non possiamo usare armi perché siamo attualmente stati nominati vice sceriffi, quindi... Nella contea di Rhodes siamo momentaneamente bloccati, se lo possiamo usare come termine. Ok, potremmo usare anche la visuale dinamica, dunque. Allora, una buona notizia, ragazzi, nel senso buona, spero vi faccia piacere. A breve, appena finirà Red Dead Redemption, quindi ho ancora molto da registrarvi, vi farò Assassin's Creed Origins. Quindi anche lì vediamo, vi avevo promesso Assassin's Creed Origins, finalmente arriverà sul canale. Vediamo come riesco soprattutto a portarvelo, perché c'è anche in preventivo i Day One di gennaio, vi ricordo Resident Evil 2 e Kingdom Hearts 3, quindi anche lì credetemi ne avremo da giocare e da fare. Oh, ma siamo arrivati? Ah, oltrepassa le guardie, quindi... Ragazzi, qua rischiamo di venire cioccati, come vedete dobbiamo passare oltre le guardie e raggiungere Penelope. Oltretutto è abbastanza stupido come sistema di comandi, perché come vedete si alza in piedi da solo. Ora mi ricordo che c'era una strada ottima da questo lato. Cioè, nel senso che potevamo arrivare al gazebo passando sulla sinistra della casa. Vedete, c'è quella costruzione là, che se non mi sbaglio è ottima per oltrepassare le guardie. Dobbiamo aspettare che questo se ne vada. Ecco. Ok, vai. Mettiamoci al sicuro qua dentro. Ora il gazebo è là, ragazzi, non dista molto da noi. Facciamo un giro largo. Guardi, non ce ne sono, passate magari anche dall'acqua, eh? Nessuno vi dice di non farlo. Anche perché avete modo. Ed ecco qui Penelope, vedete, è lì. Fate qualche try, ragazzi, ce la fate. O se no fate la mia esatta strada. Perhaps. Bo's different. But if they find out,
he'll kill him and send me to live someplace awful like Ohio. Have you ever been to Ohio, sir? No. Well, neither have I, but my uncle has a factory there. He was sort of the black sheep on account of having left. But now they tolerate him because he's a vicious snob. Families are there's something else. You got a family, sir? No, not really. Well, they tolerate him because of the money. But me, with my ideas above my station, they can't stand. That sounds pretty complicated. I don't know quite what to say. There's nothing to say except I hope they all rot. I don't. Well, maybe a bit. But here. If you see Bo again, will you give this to him? Sure. Ok, abbandona l'area senza farti vedere. Quindi ragazzi, dobbiamo andarcene. Riutilizziamo l'acqua, potrebbe essere una buona idea. Abbiamo una nuova lettera da portare a Bo. Tanto ci sale anche a resistenza. Oh, poca resistenza, ragazzi. Dobbiamo mangiare qualcosa. Fagioli stufati. Dunque, comunque, nel caso, ragazzi, appena abbandono l'area, nel caso andasse qualcosa male, ci troviamo alla tenuta dei... come si chiamano? Dei Grey. Vediamo se riusciamo. Eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Consegna la lettera di Penelope a Bo. Quindi, ragazzi, siamo ufficialmente fuori. Possiamo scappare. Peo ci sente? Ah, e qua c'è anche un easter egg carino, ragazzi. Poi vi farò magari un video sui vari easter egg. Quindi ci vediamo alla Resistenza dei Grey e a tra poco, ragazzi. Ciao ciao! Eccoci qua, ragazzi, siamo nuovamente alla famiglia Grey, siamo tornati, vi ho risparmiato il viaggio facendo questi due o tre tagli e torniamo da Bo Grey per consegnargli la corrispondenza di Penelope. Ecco qua. Deve essere alle stalle il nostro caro Bo. Vediamo da che parte si entra dalle stalle, direi da di qua. Sta strigliando un cavallo. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. It'll cost you. I can't be bothered. Here, take it. Thank you, Arthur. You're... thank you. My God. What a woman. She's... this will get killed for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. You'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... they'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't know no part. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you.
Come on. We better get going. Ok. Dunque, montiamo sul nostro cavallo, vediamo cosa dobbiamo fare e seguiamo Bo, questo amore ostacolato di questi due ragazzi. Dunque, dobbiamo seguire Bo Gray. Come vedete, la missione non è affatto finita qui, anzi, sta continuando. E come vi dicevo, ragazzi, ci sarà ancora così tanto da farvi vedere in questo videogioco che non avete idea. Quindi si stanno battendo per il suffragio femminile queste donne qua. Natural. This is nonsense. Fair, equal.
equal and free, just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on... What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening, I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. Stop them from ruining the speech. You learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was. Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me. You'll hit me? Come on. Good. Can you not see how idiotic you are? Come on, Bo. Let's go. Quick now. We gotta go before they think twice. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. Quindi ragazzi, I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me, everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all 10 minutes. Sooner it's out, sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites. We bury our secrets, and we bury it deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She were right. You know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. But Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. I don't know. This is awful. Nobody died. Ain't that awful? My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But, they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Well, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Perfetto ragazzi, ci ha pagato $30 Bo, quindi avanza la nostra missione I tormenti del vero amore ed ora faremo il punto della situazione su come avanzare ragazzi, quindi vediamo, mappa, ah dobbiamo tornare, abbiamo un creditore qua, Gwyn Hughes, e poi dobbiamo tornare da Abigail Roberts, Abigail ha bisogno di pagarci la moglie di John, quindi ragazzi sono tutti e due in entrambi abbastanza lontano da qua, io potrei incominciare a incamminarmi verso Abigail, però sono abbastanza lontani, quindi direi che l'episodio può finire qui anche un po' in anticipo sulle nostre solite tabelle di marcia, vi ringrazio di essere stati con me, facciamo una nuova cavalcata notturna a questo spicchio di luna che ci guarda, e che dire ragazzi, abbiamo visto questi due ragazzi innamorati, Bo e Penelope, e vedremo di far trionfare in qualche modo il loro amore, dai, includerò la loro storia nel gioco principale, poiché tutta questa storia tra i Braithwaite e i Grey, e questa faida, la storia dello sceriffo, noi che siamo diventati vice sceriffi, e questa trama che ci sta sempre più coinvolgendo di Red Dead Redemption 2, sto facendo l'americano e mi mangio le parole,
Ecco, c'è anche uno che... Ah, questi ci vogliono sparare, ragazzi. Via, via. Mannaggia, non ci si può fidare di nessuno. Comunque stanno dicendo Red Dead Redemption 2 che ci sta riprendendo sempre di più, ci sta piacendo sempre di più. Siamo arrivati anche a una vecchia casupola, ma noi andiamo avanti perché sennò quelli ci sparano. Se vi è piaciuto l'episodio mettete like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando il prossimo episodio appunto di Red Dead Redemption 2 andrà online, sempre qui sul canale. Quindi alla prossima e ciao ciao a tutti ragazzi. Anzi, scusate, salutiamoci sempre con il nostro slang. Fuori legge per la vita. Non ve l'ho detto subito perché volevo vedere se lo sapevate. Detto questo, ciao ciao, alla prossima ragazzi.